Ciao Vez, benvenuti in questo nuovo video su Big Yugi House. E oggi siamo qui con col primo episodio di questa nuova serie, che sarà il Road to 1000 di rating su DB. Visto che non possiamo più giocare nella realtà, almeno per un po', e mi sto rompendo le palle di non poter giocare a Yu-Gi-Oh, ho deciso di aumentare un pochino le mie aspettative su DB. E visto che arrivare primi ormai non è più un'opzione, visto che non ho un cazzo di voglia di arrivare a 1600, ci accontentiamo di arrivare a 1000. Questa serie porterò 3 duelli episodio, salvo rage quit o duelli troppo lunghi. Cercherò sempre di cambiare mazzo e di vedere un attimo cosa ci si può inventare, sperando di riuscirci entro luglio, quando si resetterà il gioco. Diteci se vi piace questa serie con un po' più di duelli su DB online, e in caso la continuo, altrimenti giocherò per conto mio. Comunque oggi, visto che sono io, cominciamo col mio mazzo, quindi con Eldritch Zodiac. Non vi farò il deck profile, ma vi leggo giusto velocemente che carte abbiamo. Due Lord, naturalmente, 4 Zodiac soliti, con Bunny Blast, visto che adesso Virtual World e Sky Striker a quanto pare esistono. Lancea perché è forte, Ash perché è forte, Zmei mi fa cagare, ma è forte. 3 Nibiru, 3 Land, 3 Tanky, 3 Drop, 3 Prosperity, 1 Unbarrage e le solite 9 trappole. Di extra un Omega, visto che i Dogmatica esistono e comunque lo possiamo fare con Ash più le trappole. Pleiades perché ogni tanto può servire. 2 Zeus, 2 Borbo, 2 Chakanin, 1 Drident, 1 Hammerkong, 2 Tigri. In BLS una Fenice, un Ragno, poi Decide, un Punk, 3 Cyclone, un Dust, 3 Lightstone, 3 Prison, un Order e un Judgment. Se volete sapere qualcosa in più su Deck Profile scriveteci qui oppure su Instagram, visto che abbiamo aperto la pagina. Cominciamo con la prima ranking. Prima ranking contro Renzo AVT 123. Partiamo già male. Abbiamo un attimo rating contro a lui. 11.000 di experience, 688 rating. Bene. Vabbè, Nibiru Smider non è una brutta mano. Tanto non sto facendo giocare Invoked, visto che abbiamo Nibiru. Phantom Knight. Oh no. Beh dai. Primo mazzo che almeno non è Dragon Link o Invoked, dai, almeno una roba diversa. Fint Lady, spesso fare Fint Lady. Siamo già 4, siamo già 3 summon. Nibiru sta... sta un attimo eccitando. Isolde, meno lui. 1, 2. Ok, Barrage mi piace. Hacker che non si... no, Hacker sarei Lord sicuro. E sotto Hacker. Siamo a 4 summon. Vediamo se è Goki o se è Dracorio o se è Infernobile. Anche in realtà se è tipo Infernobile con Nibiru, Nibiru non me ne faccio niente. Perché lui avrebbe Appaloosa. Cioè, potrebbe farmi Appaloosa in questo momento. E poi Abuzz come standard. Grazie a voi. Che forte che è partito. Cyberstein? Ok. Ok. Xyz. Ok, sono Dugares. Ok. Volevo tirargli in Nibiru, per fortuna non mi ha fatto vedere che aveva un Xyz. Dugares, certo. Li farei attivare così li faccio perdere la prossima main. O fa 2. K. A Dark Warrior, ok. Particolare. Res, li tirerei in Nibiru. Vai uomo! Però ti voglio qua, quanto avrebbe d'attacco? Poco. Attacco. No. Qua, in attacco. Tanto quanto attacco un cazzo. Sì, 700 più... in realtà è più grosso di Nibiru. Let's go! Aspetta, questo scappa entrambe le main... next main phase one. Let's go. Allora, il token ha d'attacco 1200 più 1600 più 700, quindi 1900, 3500 di difesa praticamente, vabbè, non mi interessa. 3500 di difesa. Ho pescato anche Conquistor, let's go. Ok. 1 e 2, gli caverei il token. Ok. Aspetta, io lo uccido se gli faccio Lord. Sono 3500, 3000, 6500, sì, più quell'altro sono abbastanza. Barrage, Declare. Questo, perfetto, ecco questo, land, ho bisogno, magari sì, non ho un altro Conquistor per averlo, perché non si sa mai. Quante summon sono? Sarebbero 2 contro 3 con Borbo, Mephis, che prova se è Mephis 1, ma pure non ci arrivi, salvo che non è più tipo Bell, infatti. G2, let's go! Ok, Dark Warrior, non so se lancia sia forte... Fantasma, ho visto che è utile. Questa serve perché se no lui mi farà tipo Exterio come lock. Non ho altre entrap, quindi in realtà sti cazzi. Va bene così. Forse devo mettere tipo Drolli, sai. Vabbè, vediamo cosa fa il nostro avversario. Soltanto Ash. Santo Dio. Ho paura. Devo anche buttarla via. Ah, 1-2 pure. Ah, pure la chain lock. Vabbè, ho perso. Ma vabbè, inutile farlo. Vai, facciamo prima, va. Facciamo prima. Facciamola più veloce sto game. Facciamola più veloce. Ciao. Ciao, Phantasmay. Ciao, Lancea. E cavolo, anche una cara magari.
Vabbè, ma quindi posso dire stato con Ash, lui con Hector Butterspine. G2 più grosso della storia. Non avevo voglia di vederlo scombare per 30 minuti, tanto non gliela levavo quella combo lì. Se gioca Cyber, stiamo a dire che chiude quantomeno o con Exterio o con Last Warrior. E sicuramente con almeno una negazione. Quindi non aveva senso fargliela fare tutta. Now it's time for all important game 3. E andiamo primi. Let's go. Nibiru, order. Questo, ok, non ho Judgment, ma va bene lo stesso. Allora, partirei con Land. 200 belli belli. Avrei bisogno di uno Zodiac. Andrei con Kistor. Avrei bisogno di uno Zodiaco, però per non sbagliare, sperando di beccarlo con questo. Ban Omega, tanto non mi serve a niente. Fenice, tanto non serve. Ho Fenice o Play, adesso anche entrambi. Va bene, una 3. Vediamo. Dai. Ok, risolve. 1, 2 non mi servi, 3 non mi servi. Ok, sangue mio va bene. 1 e 2 to bottom. Spero che Imperial Order basti, che non sia partito con Lightning Storm Cyclone, ma vai. Beh, a mio caso abbiamo anche Nibiru, quindi non siamo in una situazione. Siamo in una buona situazione. Vediamo lui come ci parte. Lightning Storm Cyclone è d'obbligo comunque. Lightning Storm, ok, vabbè, provo a girare Imperial Order e vedere se va bene. Sì, ti chiara anche Spell and Trap, grazie. Cyclone in chain. No. Attenzione. Vediamo cosa fa senza le sue spell. Un mazzo che si basa praticamente sulle spell quasi. Delfino, let's go. Così vedrei anche il mio Nibiru. Ok. Scarta quell'altro. Battleface. Vabbè. Non è che non voglia farmi Evelyn, ma non con Delfino in campo. Prendiamo sti 600. Non voglio rischiare di prendermi Evelyn da coglione. Ma me l'avrebbe anche fatta in realtà. Se vanno gli entrambi per simpatia, ma magari aspetto Isolde. Fire Flint. Perché non ho fatto tutto ciò prima? Mi sono perso qualcosa? Va bene. Oppa. Vediamo che addi. Cosa siamo? 1, 2, 3 con Isolde. Ok. Res, Phrase Dragon Prison. Gli devo lui che è il migliore. Devo con Lord, sempre se entra. Nemmeno così non gli faccio avere le equip al cimitero. Allora, dovrò levarmi sta land in qualche maniera in modo da pulsare. Non siamo a divisore di 8000, quindi va bene. Ma Lord beat down finché non pesco gli Zodiac. Ok, 7-1. Banish. 7. Beh, ho già conquistato Roca Kero. Il mio avversario può anche andare. GG. Bene, primo game vinto, grazie Imperial Order, tu sei una carta fair che sta bene nel gioco, vabbè in caso abbiamo tutto il resto, che quell'Atius non ci avrebbe distrutto, ma... Boh, 18 in più, facciamo la seconda partita. Cazzo. Seconda partita contro... Sirruno. Poco experience, rating 400, vediamo. Ash, bene. Ash Tanky e Prosperity Lord. Che mano brutta. Speriamo di andare contro un mazzo scarso. E ci andiamo. Ridolia va bene. Ok. Vilai. Vilai è un ditino in culo. Però. Ma. Vabbè. Vilai è un mazzo fastidioso. Però. Boh. Ash su Sergio direi che è una bella giocata. Ti scrivo di skip. Io Selinsi. Vabbè. Basta che gli avevo l'occhio. Questo cosa faceva? Io che non. Ok. Vabbè. 1001. Ok, fa Gorgon con l'equip. Vabbè, non è un problema. Tanto gliel'ha berito per quello. Vai, sì. Devo fare Ash. Ho tante belle entrap che non servono a niente contro lui, cazzo. Cioè, Phantasmay ancora perché comunque il link lo fa. Ok, di di Gorgoneio, non di Selin. Ma è quello giusto. Questo non si recupera, mi sembra. Sì. Non l'ho letto. You can manage the scarf from your given the scarf on a village. Ah, ok. Va bene. Se ha l'occhio di Serino, va bene. Ah, non fa il Gorgone, io. Non fa il Gorgone. Gorgon. Vabbè, in realtà è semplice da levare questa cosa da Fosso Lord. Tolgo l'occhio. Ma qui 2-7. Vabbè, ma senza l'occhio di solito sono tutte praticamente inutili. Vabbè. Lord, cavo l'occhio. Provo a fare tank, vedo che succede. Strike. Devo levargli sto Sese, purtroppo prendo i sottili in battaglia. È fortissima sta carta. Vabbè, non è un problema, in realtà prima o poi glielo levo. Basta che distrugga l'occhio alla fine. Beh, almeno stiamo beccando un po' di varietà. Farei questa, vedere se magari gli beito qualcos'altro. E che finché c'è quel Serzio là, a me mi incula. 1. Mi tocca farla anche da 3. Questa è forte contro lui. Questo sicuro. Ho già Lord che gira, quindi a sto punto caverei Link Spider.
Tre. Droplet è buono, in realtà. Droplet è molto buono. Non ci avevo pensato al fatto che anche questo fosse un out. Perché lui... Posso negarlo, comunque non è che sia immune. Prendo Droplet, anche per la TV non è che servono particolarmente. Non c'è ancora, ma... i cambi di Stripe Battle per il corso... Sì, non traghetta. Quindi, tanky. Sperando che l'ultima set non sia una carta forte. Ok. Ram ram, così per evitare cose strane. Direi normal. Troppo non ho trappole da mandare. Tenere anche bei tagli Serge, volendo, ma secondo me lo aspetterei in battle per farlo. Borbo. E qua sarebbe servita la gallina, potrei anche giocarla. Magari potrei pensare di cambiarla. Attack directly, questo qua cosa faceva? Faceva prendere danni entrambi? Ah, si prende danno. Ah, ok. Cosa sto aspettando? Non lo so. Ah, avrà strike per Zeus, sicuro. La vita. Overlay death. Overlay death. E overlay attack. Overlay death anche lui. Tanto strike quella settata, cosa dovrebbe essere? Beh, se non è strike è un po' scemo. Oh, a meno che... Sì, se è strike non l'avrei fatto entrare. Vabbè. Vabbè, non è un problema in realtà. Non è un problema perché sti cazzi, cioè alla fine lui non ha tutte ste carte, li porta sulla norma, è grosso, tra virgolette. Ah, sto qui può fare Gorgone, io questo qua mi sembra si recuperasse. Sì, per il ponte in banishment, sì, esatto. Posso rebornar Lord per tankare un attimo. Yes. Vabbè, ho anche Ash in mano, quindi va bene, dai. I'm fine. Setto Droplet. Vabbè, doppio strike, cosa dovevo fare? Ah no, anzi, fa stato di lui. Ah, beh, in realtà sì. Questo spacca anche le set. Ah, special summoned mostri. Madonna, che schifo che fa. Mi sembra che distruggesse tutto. Ok. Fa abbastanza cagare quel Sergio. Mi ricordo lo spaccasse tutto. Che meno. Questa cosa che il motore l'attacco. Ok. Vuole distruggermi Lord? Ah no, vuole boostarsi e basta. Ok. Quindi diventa un 2100. Ok, vuole riff. Che cazzo fa? Ma. Che cazzo ho fatto? Ah, ok, l'effetto quello... Ah, sì, giusto che... Ok. Giusto, vero che lui ha anche quel secondo effetto del cazzo. Quindi è quanto grosso? Tanto? Boh, ma lui... mi basterebbe un altro Zodiac, in realtà, per cavarglielo dal buco. Anche Conquistador per spaccargli l'occhio, in realtà, sempre quella la storia. Devo levargli quell'occhio. Si può fare Gorgonei, ma il resto... Il Sazen è molto più forte contro di me. Cosa fa sta carta? Che cazzo fa? Insomma, mi lei fa mio render gave. Ok, spesso siamo mi lei. Ah, ok, è Ash, direi. Quindi lui è 1500, è un 3100. Porca troia. Ma perché sono così grossi? Che cazzo. Ancora. Ah, è vero che è stato una volta per main. Che palle. E vai, Basilio, cosa ti devo dire? Non so cosa si possa migliorare di forte. Non conosco il deck. Quindi ha un'altra Gorgoneia. Però non ha carta da scartare, no? Sì, esatto, non ha carta da scartare. Quindi è inutile. Ah, in realtà io ho Phoenix, no? Sì, io levo così l'occhio. Ah, no, cazzo, non posso farla però con due Lord. Vabbè, non importa. Cazzo, avessi il rank 10. Anche avere quell'altro, anche avere un altro mostro a caso basterebbe. Zodiac o Eldron. Bella carta, ma non me ne faccio niente in questo momento. Purtroppo non ho League 2 generici che posso fare con due Lord. Cazzo, non ci ho pensato. Oppure gli nego Serziel. Sì, lui perde il token, va bene. Infatti so che è questo quello che vuoi scrivermi. Vabbè, a sto punto, vabbè, velocizzo un pochino il deck. Activate questo. Potrei con che a Kero a sto punto. In realtà potrei, se usasse l'effetto potrei costringerlo a distruggere l'occhio. Quindi può non distruggermelo almeno nel mio turno. Direi to attack, basta uno perché sto qua non ci vado sopra. Quindi, no, vabbè, non ha neanche senso. Sto qualcosa quando è distrutto. A saperlo mi davo Whiptail e bannavo lui. Ho voluto avere la sua summon. Yeah. Ok. Distrugge Lord, quello è il problema. Ok, allora. Potremmo anche dropparlo, ma che cazzo me ne frega. In realtà mi va anche bene così un Lord che mi protegge. Lui quanto è grosso? Tanto. Allora. Per sicurezza mi conviene rebornarlo, Lord. Effetto Lord. Anche se comunque Sergio è più grosso per ora. Se non ho sbagliato il conto. No, ancora no, è un 3006. Cioè, la prossima. Quando ha la sua standby diventerà più grosso. Ok. A questo punto land. Una Kero, tanto fa schifo questo matchup. Lui ha Gorgoneio che parte. Potrei anche bannargliela la standby. In modo da evitare problemi. Conquistano mi serve distruggere quel cazzo di occhio e magari bannarglielo. Tanto droplet in caso. Boh, va bene. Setto 1.
vado in end, 1 e una 2, 1 e una 2. Vai opponent, quell'occhio ha i minuti contati, salvo altri problemi. Sergio, va bene, distrugge Basilius, buono. Va bene, un 4000 e qualcosa. Anche pochi life points è data a lui, perché comunque l'occhio di Selim pian piano lo uccide. Ah, perfetto. Va bene. Ok, Ghostside dovrebbe essere più semplice. Via. Fantasmai Link lui li fa, però pure che non li faccia sapendo. Bene, Miro sicuramente vola. Lancea ancora senso. Lancea o Fantasmai deve volare. Droplet sì, perché sennò quel Selzio mi rompe il cazzo. Ovviamente anche sai che non sto punto. 1, 2, 3. Magari metto un Judgment per il divertimento. Giusto per ride. Aumentare l'order, dai. Dai, per ride. Per l'order di main. Anche da secondo. Contro un mazzo che gioca soltanto trappole. In realtà potrei far così semplicemente. Potrei cavare Bunny Blast. Tengo i Judgment anche da secondo contro un mazzo lento come il suo fa sempre comodo. E mi manda primo. Va benissimo. Ho fatto bene a mettere i Judgment. Sono contento di averli messi che non li ho pescati. Va bene, non importa. Da qua io volendo potrei semplicemente passare. Mi conviene. Dopo gli tiro Lightning Star. Tanto lui cosa fa? Mio TK con Heavy Lie? Qual è cazzo è il problema? Land non lo attivo se non c'è rischio che mi blocchi Lightning Storm. Droplet posso tenermela tranquillamente in mano, qual è il problema? O posso settargliela per evitare problemi. Dai, setto giusto Droplet e vanno il mio avversario. Tanto così le sue carte tipo Lightning Storm e Eve li fanno tutte schifo. Sergiel, direi Ash. Potevo tirargli Droplet in realtà, scemo anch'io. Vabbè, non importa. Se non è partito da Extravagance potrei che non ha tante carte forti. Anche vorrei tenermi Droplet per nell'eventualità in cui lui diventi grosso, sinceramente. Ecco, infatti, tipo in questa eventualità. Celine, ma questa parte anche per il suo difetto. Ah no, ha dichiarato per attivarla. Fai controllo le tre. Banish. Porca troia. Porta. Vabbè, Banish face down, Banish face up. Fatto male a. Non so dove essere sta carta nuova. Senza 2100. Pure continua. Forte cazzo. Poi contro un mazzo come il mio. 2100. Dovevo tirargli Droplet su Sergio, ho sbagliato io. È stato un errore mio. Beh, sì, sette carte. Vai. Duster la top deck. No. Lightning Storm. ST. Chiaramente non sono un Sergio indistruttibile. GG. GG. Adesso vediamo un attimo cosa aveva settato giusto per il divertimento. Che siamo andati a entrare. Vediamo cosa aveva in mano. Strike, Ace Dragon Prison. Ash anche lui. Ok, Ace Dragon Prison Strike era sufficiente in realtà per incularmi. Anzi, in realtà Ash era sufficiente per incularmi. Ma in realtà neanche tanto. Quando facevo land, magari me la negava se prendeva Ash. Altrimenti Ash se la prendeva Tanky e Amen comunque. Anche senza il Zodiac non aveva niente, li cavavo Sergio, aveva zero carte in mano. Non so cosa top deckasse perché non me lo fa vedere il gioco. Boh, bel coso, bel match. Allora, ho detto che avrei fatto 3 partite se le partite non fossero durate troppo, però, visto che è ancora in prova e non voglio perderci troppo tempo a editarlo, se poi magari non me lo guardate, non voglio fare 3 partite e soprattutto, motivo più importante, volete che rovini davvero questo rating perfetto? Volete davvero che rovini questo 69 perfetto? Ma no, che non lo volete. Siamo a rating 607, qui non siamo a 69 purtroppo, mi mancava pochissimo. E vabbè, la nostra scalata continuerà. Se vi piace vedermi giocare un po' di mazzi spice, un po' di cose a caso, ditemi con che mazzi vi piacerebbe vedermi giocare. Ho cominciato con Eldritch giusto per rompere un po' il ghiaccio. Poi ditemi cosa ve ne pensate della serie, ditemi se volete altri episodi, ditemi con che mazzi volete che giochi. Ci siamo a 300 di rating dalla vetta. Sarà una vetta molto insidiosa, essendo che andremo avanti a, se le vinciamo tutte, cosa improbabile, a 60 episodi. Ditemi se volete anche vedere altri video su DB, magari come deck profile o anche partite nel God format che mi diverto a fare ogni tanto. Non aspettatevi di essere, che io sia un gran giocatore, però mi diverto a farle. Ditemi se volete anche quelle. Ditemi cosa ne pensate del mazzo, come l'ho aggiornato, se vi piace, se avete qualche commento. E con questo nostro incredibile 69.691 di rating direi che possiamo lasciarci. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, mi raccomando iscrivetevi se volete altri video perché sennò vi vengo a cercare a casa. Seguiteci su Instagram, abbiamo aperto la pagina, non siamo così tanto attivi però postiamo cose belle e soprattutto avrete anteprime dei video che usciranno sul canale, qualche magari aggiornamento se ci gira un po'.
Lo useremo come piattaforma per fare i post in caso dovessimo anticiparvi qualche video, qualche problema, quindi seguiteci lì in modo da tenervi sempre aggiornati, mi raccomando. Per il video di oggi è tutto, ciao Vez!